Ad una prima puntata del nostro nuovo programma di Incanto. Sono molto felice di iniziare questo nostro nuovo format con il quale vogliamo parlare di arte, bellezza e farlo con gli artisti. E oggi lo facciamo con i Kirlian Camera, con la leader e la compositrice che si chiama Elena Alice Fossi, che saluto e ringrazio. Ciao Elena. Ciao Francesco, salve a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, i Kirlian Camera, come definirli? Io ho ascoltato diversi brani dei Kirlian Camera e vi confesso che chiaramente ho avuto modo di conoscerli, poi soprattutto in questo periodo psicopandemico, poi diciamo Elena ci parlerà anche del motivo. Li ho ascoltati e diversi brani mi sono molto piaciuti perché intrisi di spiritualità e mi sono chiesto, ma questo che genere è? Perché è indefinibile, non riesco a capire se è metal, rock, musica elettronica, dark, e questo ma mi è subito piaciuto. E così è, non siete, no. Non potete essere etichettati. No, assolutamente, noi stessi facciamo molta fatica quando ci chiedono ma che genere fate, la classica domanda. Non lo so che genere facciamo, prima di tutto noi siamo una band veramente vecchia di tanti anni, è dal 1980 che ci siamo, perché è vero che io faccio parte della band da una 23 anni circa, però il fondatore la una ventina d'anni per una band tanto. Appunto, immaginati, lui invece è Angelo Bergamini, che è il fondatore assoluto, che dal 1980 lavora su questo, era sotto la Virgin, ha fatto addirittura Festival Bar, ha fatto la Vela d'Oro, Disco Ring, fantastico, in televisione, fino a che poi ha capito la sua vera natura. Ecco, ricordiamo anche gli altri componenti della band, se sono Mia Winter Wallace, che è una bassista, eccola sì. Qui, la vediamo anche nella foto, sì. Poi c'è Alessandro Comerio, che è invece un chitarrista, ti dico bene, Elena? Benissimo. Loro sono molto importanti per i live di Kirlian Camera, loro sono una parte molto importante, perché sì, è vero che siamo grandi amanti di musica elettronica, io e Angelo, è anche vero che abbiamo una necessità di portarci dietro un combo, una commissione di musica acustica, musica elettronica, poi loro vengono dal metal, danno un sacco di energia. Sì. E poi c'è Angelo Bergamini, che è il fondatore della band, che come hai detto tu nasce nel 1980. Vorrei chiederti, perché questo nome Kirlian Camera? Che cos'è Kirlian Camera? Beh, allora, chiaramente Kirlian Camera proviene dallo scopritore dell'aura delle piante, del corpo umano. Praticamente ci ha attratto tantissimo questo nome e ci ha portati anche dove siamo, in realtà, cioè è un nome che ci abita bene dentro, perché lasciamo perdere i vari CCAP di turno a cui piace dire che questo è un grande inganno, lasciamo perdere le mode che poi, insomma, soprattutto con la New Age sono saltate fuori, la camera Kirlian. No, in realtà il messaggio che a noi ci piace portare ed avere anche per noi stessi è proprio per il fatto di vedere non semplicemente un corpo umano, ma qualcosa di più, un'essenza che fa parte di qualcosa che l'occhio nudo non potrebbe vedere. E direi io che anche una coscienza un pochino poco sviluppata, un po' spoglia, non riesce a vedere. Quindi noi vorremmo proprio attraverso il nome descrivere cose che il mondo basso non riesce a contenere, diciamo, ecco, è un po' limitato. Chiaro, perché poi Laura, no, lo ricordiamo, magari a chi non lo sapesse, è un po', diciamo, quella energia che si può percepire guardando
qualsiasi persona, ma anche qualsiasi oggetto, no? Si vede, esatto. Se fissi una persona, un oggetto, magari riesci a vedere dell'energia che a volte è anche colorata, può essere, diciamo, al primo strato un grigetto, poi alcuni riescono a vedere anche molti colori, ci vuole chiaramente un allenamento particolare, anche forse una consapevolezza maggiore, diciamo, di queste possibilità, ecco, che molti ignorano. E quindi la Kirlian Camera è lo strumento con il quale appunto questo scopritore avrebbe potuto fotografare proprio l'aura, è così? Esatto, esatto, la camera Kirlian è proprio la camera prima, Kirlian. Metodologia scientifica a dimostrare che insomma non c'è solo un semplice corpo, ma c'è qualcos'altro. Quindi tu poi arrivi nei Kirlian Camera, ci hai detto, negli anni, nel 2000? Proprio a cavallo tra il 99 e il 2000, cioè quando il secolo vecchio ci sta per salutare, arrivo io e non me ne vado più da qua, anzi, cioè, ho intenzione di rimanere ancora per parecchio tempo. E sì, sì, ci siamo incontrati, ho fatto l'audizione classica come normale, abbiamo chiacchierato tantissimo e poi veramente in poco tempo abbiamo sentito che facevamo parte di una stessa cosa. Io devo dire che all'epoca insegnavo canto in Toscana, dove vivevo, in due scuole di canto, e ho mollato tutto, pian piano ho mollato tutto e sono andata quindi a casa mia. È sempre magico, no? Di come avvengono gli incontri. Qualsiasi incontro ha qualcosa di magico, a mio avviso. È magia, poi, è magia. Nel caso delle band o comunque delle persone che insieme lavorano artisticamente, c'è cioè forse ancora qualcosa più di magico, no? Come fanno a incontrarsi? Sì, avviene veramente qualcosa di strano, e comunque non credo sia una consuetudine, credo sia una cosa piuttosto rara e io me la tengo ben stretta. Poi devi anche mettere in conto tantissimi sacrifici, ma devi anche calcolare cosa voglio, cosa preferisco lasciar perdere, cosa preferisco portare avanti nella mia vita. Chiaramente ho trovato anche molti ostacoli, ma anche giusti, anche di persone che mi volevano bene, che mi dicevano: ma stai attenta a cosa fai. Perché è vero, perché è una situazione totalmente diversa da come siamo abituati a pensare. Lì non puoi avere un lavoro fisso, non puoi avere soldi. È una cosa che devi scegliere di fare con la consapevolezza che non si sa dove ti porta, come va a finire. Ma l'importante è che tu l'abbia scelta veramente con la consapevolezza. Quindi tu insegnavi canto, hai detto, ed sei stata formata anche da un soprano noto, che è Susanna Rigacci, no? Che ha cantato spesso i brani di Ennio Morricone, così? Sì, sono stata fortunata, perché non so se è un caso, la mia insegnante di canto, bravissima cantante, mi portò a fare questa audizione da questa Susanna Rigacci, che è un soprano eccezionale, un soprano leggero, meraviglioso. E all'epoca, quando mi insegnava canto, non era ancora la cantante di Morricone. Poi dopo l'ho vista nel suo splendore fare proprio delle esibizioni fantastiche con Morricone, quando ancora era in vita, e con una voce perfetta per lui, perché comunque era soprano, però molto leggero, quindi volava praticamente. Ho avuto questa fortuna, ero una ragazzina tutta vestita di nero, stramba. Ero l'unica praticamente all'audizione che non aveva uno spartito in mano, tutti erano lì già pronti, io non sapevo niente, andavo a caso, e che ne so, una buona stella ce l'ho avuta anch'io. Quindi c'è, cioè, qualcosa di straordinario, no? Perché comunque hai fatto poi l'insegnante di canto, ma c'è anche addirittura un passato di modella, quindi modella che però vestivi di nero, cioè avevi già un po' l'anima metal sin da subito, ragazzina. Ero stramba, e non sapevo di esserlo, è quella la cosa buffa, perché io amo le cose, me le prendo, ma non so di appartenere a una categoria, è sempre stato così. Io sono io, poi mi dicono sei dark, sei così. Non lo so, io sono quello che sono in questo momento e sì, è un po' strana, devo dire. Anche molto timida, cosa che sembra anche questa un po' in contraddizione con tutto quello che ho fatto. E invece poi comunque sei la, diciamo, la leader della band, quella che canta, insomma, sei anche associata al tuo volto, no? Molto spesso. Mi hanno mollato qua, no, in realtà devo essere sincera, faccio molta fatica a parlare e molta, molta meno a salire su un palco. Salire su un palco non, proprio per me è come stare in ciabatte a casa mia. anche i Kirlian Camera sono al di fuori delle etichette, no? Insomma, avete suonato anche...
in Africa, nei circoli, circoli gay, si può dire così, è corretto? No, in effetti, vedi, io adesso sta diventando veramente strana la situazione, perché con questo aggravarsi di questo politically correct che ti spinge a non poter più dire, più fare niente, è tutto diventa un po'... Hai sempre colpa di qualcosa. In realtà, quando c'è da difendere una causa, è giusto buttarsi su quella causa. Per dirti, io non amo particolarmente, lo dico sinceramente, questo... se fossi gay, per dirti, io non amerei essere rappresentata, no? da cose troppo esagerate, perché non sarebbe comunque la mia natura, potrei essere gay o no, ma non sarebbe la mia natura. Invece, per dire, quando c'era il momento in cui c'era davvero bisogno di dire una parola, perché magari venivano considerati... Cioè, per me le persone sono persone, non cambia niente, non è la razza, non è la sessualità, non, è quello che io rimango sempre molto stupita, nonostante l'età, nonostante le esperienze, perché per me le persone sono persone, non ci sono differenze. E se ci sono le differenze, mi piacerebbe anche sottolinearle, nel senso che non sono cose negative, io non vedo negatività nella differenza delle razze o delle persone. È molto bello per me essere differenti. Certo, poi avete preso nei vostri concerti una posizione che pochissimi artisti, pochissimi musicisti hanno preso, no? Quella a favore di Julian Assange libero, no? È uno scandalo quello che accade a Julian Assange, voi invece nei vostri concerti, con cui lo vediamo anche in foto, vi siete esposti, e questo vi riconosce un grande merito, perché sono stati pochi gli artisti a farlo, ecco. Ti ringrazio, Francesco, ma io lo trovo naturale. Non capisco quando qualcuno ha qualche dubbio su questa cosa. Devo dire la verità, ho questo limite, io non capisco. È assolutamente naturale che poi non difendi Julian Assange, tu stai difendendo te stesso, tu stai difendendo la verità, il giornalismo. Sono anche curioso del concerto che avete fatto in Africa, di che cosa si è trattato? È stato veramente un bel momento, ci hanno chiamato, poi tra l'altro ci hanno richiamato, quindi per 2 anni di seguito, e per la prima volta un gruppo europeo è andato a portare la musica elettronica in un contesto dove magari non era molto seguita, molto considerata, ed è stato un vero successo, e le persone del posto sono state di un caloroso incredibile. Io sono rimasta, noi tutti siamo rimasti felicissimi, ci hanno trattato perfettamente, è stato veramente, veramente molto bello. Da lì poi sono rimasta in contatto con la mia amica Fakeba, che è una cantante del Senegal, con cui poi ho anche collaborato, ho fatto delle cose, molto brava, molto diversa da me. Mi piace questo discorso, no? Ancora una volta, di integrare cose dissimili, cercare di scoprire cose che tu tra l'altro non conosci, non sai fare. È bello, emozionante. Perché poi, sì, difficilmente si associa il vostro tipo di musica all'Africa, no? Sì. Guarda, ma è più sentita nel nord Europa la musica che proponete, ecco. Questo come mai, secondo te? Sicuramente. Il posto dove andiamo meglio è la Germania. La Germania ci ha voluto bene fin da subito, e io sono veramente grata per questo, perché laddove l'Italia è un po' impreparata, no? Sia per il genere, sia anche proprio per motivi proprio logistici italiani, cioè non, la musica sembra quasi non essere prevista qui, o sei mainstream, o proprio non si può, cioè è molto triste fare musica in Italia. Questo però non significa che io non abbia speranza di poter invece iniziare a lavorare anche qua, perché sono sicura che qualcosa potrebbe succedere. Non lo dico solo per noi come gruppo, ma magari qualcheduno si sveglia anche in questo senso. Ci sono tanti organizzatori volenterosi che vorrebbero, ma anche lì hanno il bastone tra le ruote. Facile. In Germania è molto più facile per tutti, e sicuramente gli spettacoli rendono in un modo totalmente differente. Sembra che tu sia qualcosa di più, la scenografia, è bellissimo, cioè il palco è un'altra cosa rispetto all'Italia. Qui ti danno qualcosina, mettiti lì e canta.
Chiaro, però ora per il prossimo album in uscita, no, che si chiama Radio Signals for the Dying, proponete un vostro brano del passato, no, che l'avete scritto negli anni 2000, lo riproponete però in lingua italiana, e così si chiama Odyssey Europa. Che cosa racconta questo brano? Che cosa avete voluto esprimere? Sì, appunto, l'avevamo già scritto qualche anno fa in inglese. Abbiamo voluto tradurlo proprio per farlo uscire nell'album che sta... per vedere la luce ora all'inizio del 24, ci sono tre dischi, quindi sarà un disco completamente dedicato alla musica italiana. Abbiamo fatto tutto in italiano, finalmente, e anche fortunatamente per me, che canto anche un po' più volentieri. E Odyssey Europa è, praticamente te lo racconto, ci siamo immaginati una nave spaziale, Odyssey Europa, che appunto deve partire per Europa, uno dei satelliti di Giove. E a questo punto io mi sono immaginata di scendere dalla nave e trovarmi davanti una figura aliena, in semitrasparenza, luminosa, che però è me stessa, anche se è una versione più antica di me, quindi più evoluta, con meno imperfezioni, no? Dell'essere umano. Questa persona mi porta... sempre nella nostra immaginazione, nella nostra visione delle cose, mi porta in un punto interno con un grandissimo schermo dove vengono proiettati degli sprazzi di vita, degli sprazzi di situazioni cosmiche, quindi dimensioni diverse, e sono sempre io in modi diversi, in momenti diversi, tempi diversi, ambienti diversi, e fino a che la figura in questione mi svela, la bellezza sta cambiando il mondo. Bellissimo. Allora noi ci ascoltiamo, ci godiamo Odyssey Europa e ci ascoltiamo la canzone con il video, ecco. Sentiamo. Yeah. Poi, mentre la pioggia di cristallo mi portò su un'altra via, su nuovi mondi, come marea, ma ogni parola è persa in là, come una nave senza ancora, come un tramonto in lutto per figli di luce nera temibile. Non c'è bugia né falsità, non dissi mai della straniera che su Europa parte. Lei mi parlò guardandomi, basta il ricordo dei suoi occhi, la mia sacra Bibbia. Non c'è bugia né falsità, ma poi darò solo risposte che vi aspettavate già. Cancellerò la verità oltre alla luce che è conosciuta alla pelle d'oro nuvola. Non c'è bugia né falsità, ma poi darò solo risposte che vi aspettavate già. I'm committing acts of murder.
Kirlian Camera, la canzone che è tratta dall'album Radio Signals for the Dying, no? Il vostro prossimo album in imminente uscita. Quando uscirà, Elena? Ma io spero all'inizio del 24. Noi abbiamo fatto il nostro compito, adesso è l'etichetta, è la casa discografica che deve un attimo Allora ricordiamo la casa discografica, così diciamo che è giusto ricordarla. Come si chiama? Si chiama Dependent, è tedesca. Sì, è già qualche anno che collaboriamo insieme. E stiamo guardando anche la copertina dell'album, questo qui, sì, è giusto? Sì, è giusto. Anche se questo, diciamo che è la versione con il triplo, ci sono tre CD, di cui appunto quello italiano, mentre la versione standard è un pochino diversa, ma manca proprio il disco che contiene le italiane, diciamo, e è un pochino diversa la versione. È emblematica la frase che voi avete scelto, no, in questa copertina: do not enter if you trust reality, cioè non entrate se vi fidate della realtà, no? Infatti mi ha colpito in questo testo. Noi, è un testo molto bello questo Odyssey Europa, magari lo metteremo anche nella descrizione al contenuto di questa puntata, no? Mi ha colpito questo verso: non c'è bugia nel falsità, ma a voi darò solo risposte che vi aspettate già, che vi aspettavate già, che è spesso quello che accade nella stragrande maggioranza dei casi. Le persone vogliono un po' sentirsi dire le cose, esatto, che vogliono sentirsi dire, no? Non riescono probabilmente a capire che c'è qualcosa di più, fanno fatica e quindi si accontentano, non importa che sia vero, ma che sia semplice, che non faccia fare sforzi. È vero, è vero. Mi ha colpito prima quello che hai detto, no? Che in questo viaggio che tu compi incontrando un'altra te, una versione migliore, più evoluta, forse più a contatto con la spiritualità, il messaggio che arriva è che la bellezza, no? Sta salvando il mondo. Sì, quindi che cos'è, sì, per te, Elena Alice Fossi, la bellezza? La bellezza, io trovo che sia, la bellezza sia molto importante per questo mondo e molto poco considerata. Perché? Perché la bellezza è qualcosa che, a parere mio, deve essere pura, incontaminata. La bellezza non si può comprare, non si può vendere. La bellezza è quella luce che viene da dentro, che ce l'hai. Non è che o ce l'hai o non ce l'hai, tu puoi anche crearla la bellezza, ma spesso la gente si accontenta di parlare male della bellezza, quindi esempio un po' banalotto, tu vedi le persone belle, le persone eleganti e non pensi, anch'io posso essere così, no, la prima reazione è l'invidia, ti dà fastidio, non va bene, è antipatica, altezzosa, la persona bella, no, in realtà io credo che la bellezza te la porti dentro, ma la puoi anche sviluppare. Però deve essere davvero pura, devi imparare la bellezza. La bellezza potrebbe guidare il mondo, potrebbe rappresentare vibrazioni alte, buoni sentimenti. La bellezza può essere raggiunta attraverso delle belle espressioni, un bel sorriso. Non c'è bisogno di nascere chissà cosa, e soprattutto anche l'occhio avrebbe bisogno di bellezza nelle città dove vivi. Ci sono cose sempre più brutte, architetture sempre più trasandate. Un tempo era già meglio di ora, adesso proprio sembra di vivere dentro dei quadrati, e questo secondo me fa molto male, molto. E mi ha colpito, no, quello che hai detto. Come si può, una persona, come può secondo te coltivare la bellezza, svilupparla? L'arte può essere uno strumento, ce ne sono altri? Che cosa? Ma secondo me la bellezza la sviluppi in tantissimi modi. Innanzitutto nello stare bene. Quando stai bene sei più bello, nel senso, e vedi più bellezza. Quindi capisci bene che in questo momento ci fanno star male, e la bellezza in effetti sta un po' scomparendo. I canoni di bellezza che ci stanno mostrando sono mostrificati, perché così, cioè, la bellezza sta diventando una specie di mostro tentacolare in questa modernità, e quindi sembra proprio che ti vogliano allontanare da questo. Come riscoprirla? Io credo che, per come la vedo io, qui c'è troppa materia. C'è troppa materia e troppa materialità e troppo materialismo. Quindi la gente ormai è abituata a comprare, cioè la gente in pratica si comporta da utente. La gente ormai non è più persona, è utente.
Questo già, secondo me, allontana dal canone di cui sto parlando. La gente deve sentire cosa desidera davvero, non quello che, di cui ha bisogno perché in quel momento gli manca qualcosa o è frustrata. Quindi devi saper sentire oltre la materia, devi trovarla la tua bellezza. La trovi, qualcuno la trova nella natura, ci sono tantissimi modi. Uno deve conoscersi, deve sviluppare la propria coscienza, imparare a conoscere se stesso e poi trovare quello che sta cercando. E lì viene la bellezza, sono sicura. E la bellezza aiuta anche gli altri, perché quando una persona sta bene, non è arrabbiata con gli altri, non manda impulsi negativi agli altri. E non è tanto per essere buoni, è proprio perché c'è questo contributo importante che fa stare bene tutti, l'armonia. Chiaro, chiaro, no? E noi ora su D'Incanto proponiamo una sorta di gioco che è quello di associare proprio lavoro, una propria opera d'arte ad un'altra opera d'arte, molto spesso anche del tutto slegata, no? Alla vostra, nel caso della musica. E tu mi hai proposto un dipinto, lo vogliamo vedere? Mi dici innanzitutto perché poi, innanzitutto come si chiama, no? È un dipinto che si chiama... è di Max Daybreak. Esatto, Daybreak è del 1922 e il suo pittore è Maxfield Parrish, uno statunitense, che sì, nel 22 ha dipinto questa meraviglia, secondo me. Ora non parliamo di Raffaello, di questo è anche un fa grafiche, insomma, fa anche cose che tra l'altro ritengo anche bruttine, un po' grottesche. Però la cosa bella di questo pittore è che riesce a raggiungere una magia nei colori che secondo me è abbastanza rara, per dirti. Infatti lo definiscono il pittore dai magici colori. Per me questa è una cosa fondamentale. Credo che usi una tecnica dove mette olio, molti strati di olio, e quindi fino a creare questo colore intenso che genera, in questo caso specifico, per esempio, a me mi dà questa sensazione di impalpabilità, di cosmo, di armonia, di paradiso, di neoclassicismo. Però nonostante tutto c'è un richiamo al terrestre e anche questo mi piace il fatto che si riesca ad avere un po' l'unione dei due mondi in questo dipinto, e mi piace per vari motivi, soprattutto a livello estetico, soprattutto perché mi sembra molto adatto a Odissea Europa, proprio anche per la storia sonora che abbiamo creato noi, ma anche perché è come se volesse far capire all'uomo che ci sarebbe la possibilità di poter creare un paradiso in terra, abbandonando però certi canoni che ormai io ritengo da mondo vecchio. Secondo me ci sono questi canoni di desideri assurdi, inutili, che insisto sulla materialità, che per me appartengono al mondo vecchio. Quando dicevi l'aspetto del colore, infatti mi ha molto colpito e lo voglio anche riflettere insieme a te, i nostri, chi ci sta ascoltando, no? Mi ha colpito che si vede una sorta di arancione in primo piano che sembra quasi che sembra che siamo al tramonto, no? E Sì, poi è sullo sfondo c'è una luce invece tipicamente forse più da alba, e quindi lo vero. rende tutto Infatti è impalpabile. anche questo. Esatto, è anche questo che lo rende quasi non di questo mondo, da un lato, no? Nel senso che tu non capisci bene dove ti stai trovando, sembra proprio una specie, una sorta di Eden. Però sì, io trovo che ti faccia sognare realmente, c'è un'impalpabilità. C'è un'idea di sogno, di magia, che per me sono fondamentali. Ritornando poi alla bellezza, voi anni fa avete scritto un testo, anzi vorrei prima chiederti, poi così facciamo un po' di suspense, ma come nasce l'aspetto creativo tra di voi? Cioè, come si Allora, crea? sì. Cioè, raccontami un po'. Guarda, stavo pensando proprio qualche giorno fa, siamo arrivati a un punto in cui abbiamo fatto talmente tante cose insieme, ormai non ci ricordiamo più chi ha scritto quello, chi ha scritto quell'altro, chi ha creato sta melodia, chi ha fatto. Perché praticamente noi andiamo, magari, guarda, solitamente inizia Angelo con le sue tastiere,
fantastiche con tutti i suoi suoni stratosferici di musica elettronica. Io mi aggiungo, produco un po', metto la melodia vocale, poi magari torna lui e mette bocca sulle mie cose e diventa proprio una specie di ammasso, no? Ammasso che va avanti nel tempo, fino a che non siamo contenti tutti e due, e di solito ci troviamo davvero, davvero molto, molto bene, insomma, siamo molto in simbiosi, quindi non ci sono grosse storie o grosse polemiche. Arriviamo alla fine del pezzo molto contenti. Fantastico questa Sì. corrispondenza, questa simbiosi fantastica. Ritornando alla bellezza, voi anni fa avete scritto un pezzo che si chiama Beauty as a Sin, cioè la bellezza come peccato. Ci vuoi parlare di questo testo? Questo testo infatti mi è venuto in mente proprio perché avendo scelto Adesso Europa, comunque non è la prima volta effettivamente che noi insistiamo su questo discorso della bellezza. E Beauty as a Sin è stato scritto da Angelo quando io ero da poco nel gruppo, quindi lui aveva già fatto questa canzone e quando l'ho ascoltata, devo essere sincera, io sono molto innamorata dei pezzi che scrive Angelo, perché mi commuovono molto, rimango sempre molto, molto impressionata. E la bellezza come peccato è anche un'altra forma interessante di pensiero, proprio perché purtroppo le persone magari si consumano a desiderare, no? A vedere qualcosa che non possono avere, non capendo che in realtà sarebbe più semplice concentrarsi, quindi con un po' di energia, un po' di tempo in più, per poter avere anche noi la vera bellezza. Tutti possono avere la vera bellezza, mentre si arrancano, no? Sono sempre un po' arrabbiati, e la bellezza diventa peccato. Poi noi allora ce l'ascoltiamo nella chiusura della nostra trasmissione, però prima ancora vorrei chiederti le vostre prossime tappe, dove suonerete? Allora, noi abbiamo in programma dei tour in Germania, in Austria. Dunque, tocchiamo. Una cosa importante a cui tengo è che finalmente suoniamo in Italia il 3 febbraio a Roma. E mi piacerebbe davvero tanto se veniste a trovarmi il più possibile, perché io. Febbraio, abbiamo già toccato la data, allora lo dico subito alla Sì, regia, 3 io febbraio vado a tutti qua il 3 febbraio a Roma. Roma. E invitiamo Chiaramente. calorosamente anche i nostri spettatori. Tutte le vostre informazioni si trovano sui vostri siti social. Assolutamente, sì, no, no. Cioè, ora magari forse ancora non abbiamo scritto tutto, però ci saranno presto notizie sicuramente su questo concerto. E no, io sono particolarmente contenta perché comunque tengo molto all'Italia. Mi dispiace a volte che quando la vedo vacillare un po', insomma, sotto le botte che prende da tutte le parti, ma ci tengo veramente tanto. E dove suonerete il 3 febbraio a Roma? E dunque a Ciampino, all'Orion, si chiama Orion. Va È un bene, bene. locale Allora, mistero. ricordiamolo, poi lo ricorderemo ai Mi nostri spettatori raccomando, Orion, il 3 febbraio. Roma, 3 febbraio 2024. Elena, io ti ringrazio tantissimo. Poi mi piacerebbe anche dire una battuta su una canzone che io ho adorato, è stato il primo pezzo con il quale io vi ho conosciuto, che si chiama Ascension, giusto? Ascension, correggimi se la Ascension. pronuncio. Ascension, che è un pezzo che ti porta in un mondo, in un viaggio spirituale, mi sembra, no? Guarda, io te lo dico, io mi sento tranquilla perché tanto io non c'ero quando è stata scritta, l'ho poi cantata in un secondo tempo con Angelo, ho avuto il piacere di cantarla, però appartiene a quel periodo in cui ancora io non ero presente. Quindi lo dico ora, dire fan non è una parola che mi piace molto, ma di sicuro da persona che apprezza anche il passato di Kirlian Camera. Sì. Allora vi invito ad ascoltare questa canzone, ma adesso noi ci ascoltiamo, però Grazie. Beauty as a Sin. Elena Alice Fossi, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi e aver poi debuttato, no, in questo format di Incanto. È stato un vero piacere, Francesco, grazie mille. Grazie a te e poi un saluto anche agli altri componenti della band, Angelo Grazie. Bergamini, Mia Winter Wallace e Alessandro Comerio. Allora, ci ascoltiamo Beauty as a Sin.
Perfetto, grazie. È fantastico, ci hai trasportato, no? Proprio in un viaggio, mi ha molto colpito poi il ritornello, Believe It, no? Credici. Grazie mille, Elena. Beauty as a Sin, tratta dall'album Coroner's Son del 2006, giusto? Sì, giusto. C'è stata una ristampa recentemente, però l'album è del 2006 e difatti si sente anche un po' l'alone più vecchio stile, anche di strumenti un po' più analogici. Io, Elena, sono molto felice di averti avuto ospite qui con me su Di Incanto. Altrettanto, Francesco, ti ringrazio tanto, davvero, grazie. E poi spero chiaramente di averti prossimamente
per poter continuare a parlare, insomma, dei Kirlian Camera, dei vostri lavori, ecco. Molto buonissimo. Grazie. Grazie mille. Anche grazie, insomma, per il gioco, no, che abbiamo fatto, e questa associazione con la vostra musica e il dipinto dei break che abbiamo visto prima. Grazie a voi per aver seguito questa puntata di Incanto. Ricordo che è un nostro programma in cui vogliamo parlare d'arte con gli artisti, che andrà in onda ogni giovedì, e quindi vi invito a seguire poi i nostri canali social per tutte le informazioni riguardanti la nostra programmazione. Invito anche a darci un sostegno economico, a garantirci un sostegno economico, è molto importante per fare in modo che noi possiamo contribuire, possiamo continuare nel nostro lavoro. Grazie di cuore a chi lo farà. Alla prossima!